niente, vi volevo dire che stamattina sono stata svegliata dai miei follower, da voi, con un video. Un video dove praticamente mi fate vedere che c'è Ignazio che balla, che fa un movimento di bacino chiuso nell'armadio. È un movimento di bacino dove lui va avanti, indietro, indietro e avanti. Adesso non so che ballo potrebbe essere. Sto pensando poi io. Ma allora, il tuca tuca? No, non penso sia il tuca tuca. Una macarena? No? Una lambada? Perché poi Giulietta, la sua amata Cecilia, è seduta, si vedono come sempre solo i piedini, ormai è un must. Quindi io non lo so che ballo è, dove lei è seduta e lui muove il bacino. Non lo so proprio, forse stanno inventando una nuova coreografia per poi, cioè tipo un nuovo format per poi portarlo in giro quando escono dalla casa, può essere? Sì, devo pensare a questo, non posso assolutamente pensare ad altro, perché sarebbe troppo, no? Sarebbe troppo pensare ad altro, sarebbe veramente assurdo pensare che si può fare una cosa del genere con la Delellis che dorme lì a poca distanza e davanti a tutta Italia. La verità è che invece, scherzi a parte, è assolutamente come sembra, è assolutamente come si vede, non c'è bisogno che io dica niente altro. E a quei pochi che mi hanno scritto, insomma, e hanno difeso Cecilia, vorrei dire, volete parlare ancora? Volete ancora dirmi che sono matta io? Oppure vi basta quest'ulteriore? E parliamoci chiaro, io non faccio la perbenista, perché certe cose le facciamo tutti quanti, tutte le donne, con una piccola differenza, che certe cose bisogna farle a casa. C'è una parola magica, bellissima, che si chiama intimità, ok? Certe cose devono essere fatte nell'intimità della coppia, si può resistere, si può aspettare nel rispetto della tua famiglia, di quella di lui, del tuo ex, dei concorrenti. Cioè, quella poveretta di Giulia lì dormiva a un passo. Io sono senza parole. Qua di moralismo non c'è proprio niente, credetemi, zero. Io mi diverto da morire con il mio fidanzato, da morire, ma nelle mura della mia casa. Così non do il permesso a nessuno di giudicarmi per quello che scelgo di non rendere pubblico. Se tu scegli di rendere pubblica anche la tua intimità, allora sei sottoposta al parere degli altri. È tutto molto. E questi video qui che sto facendo sono rivolti a quei pochi, fortunatamente pochi, che mi hanno accusata, ok, di aver attaccato lei. Io non attacco lei, io attacco quello che è immorale e che continua ad essere sempre più deplorevole, ok? Nei confronti proprio delle donne. Cioè la figura della donna in questo momento è messa proprio sottoterra da lei, sottoterra. Ma poi la domanda che mi faccio io, e qui faccio un passo indietro, vi devo dire la verità, perché che se ne dica da parte mia, di Giulia Delellis, che insomma ha avuto degli scontri, ma se l'avesse fatto Giulia Delellis una cosa del genere? Ma voi ditemi che cosa sarebbe mai potuto accadere se la Delellis avesse tradito Damante come sta facendo adesso Cecilia? Ve lo dico io, sarebbe stata mediaticamente
sarebbe stata mediaticamente annullata, linciata pubblicamente, ok? E invece lei, devo dire, si è comportata non bene, benissimo, sì, con qualche strafalcione dal punto di vista. È capitato che ha detto qualche cazzata perché magari è piccina e quindi non si è riuscita ad esprimere bene qualche volta. Ma la verità è che la Delellis, che se ne dica, si è comportata benissimo, pur essendo più piccola. Invece lei è una donna di quasi 30. Una donna che sta, insomma, più o meno sta per compiere 30 anni, sta facendo fare delle figure di merda alle donne in Italia che la metà sarebbe potuta bastare. Ok? Adesso se c'è qualcuno da denunciare, sicuramente quella non sono io. Sicuramente quella non sono io. Se c'è qualcuno da prendere sotto accusa, forse è lui, perché non dovrebbe permettere da uomo che la sua donna si metta nella condizione di essere giudicata per quello che fa, perché quello che fa non è sbagliato alla base, tutte le coppie fanno determinate cose, ma c'è tempo di farle fuori, ok? Non c'è bisogno di mettere lei proprio. Dire: guarda, amore mio, ci amiamo da morire, ho voglia di fare tante belle cose con te, ma possiamo farle fuori. Quindi andate a denunciare gli altri per piacere, ok? Andate a denunciare lui per come si comporta, non me che dico. Cioè, alla fine la colpa è la mia. Cioè, lui mette lei in questa condizione, lei si presta a fare determinate cose davanti a tutta l'Italia e poi quella che dovrebbe pagare sono io? E ripeto, le persone, me compresa, vengono giudicate, tra virgolette, quando scelgono deliberatamente di rendere pubblica la loro situazione. Quindi io non faccio né più. Lo sapete che cos'è che non mi piace? Due pesi e due misure. Questo a me. Non mi piace proprio, non mi piace. Perché ripeto, se l'avessi fatto la Delellis a quest'ora sarebbe stata linciata e non esiste una roba del genere. Cecilia è un concorrente come un altro. Cecilia non ha nulla di diverso da Giulia Delellis, assolutamente. Non è perché la sorella di Belen adesso può fare quello che gli pare. Non è così. Viene giudicata come tutti. Tanto di cappello alla Delellis. Tanto di cappello a lei, a Damante, ok? Sì, devo ricredermi su questa cosa. Si è comportata non bene, di più. Invece Cecilia si è comportata. Piccolo uomo che non è altro che definisce le donne e le classifica con delle stelline. Piccolo uomo che parla di aver rovinato tante famiglie. Ecco che cos'è Ignazio in questo momento. Non sono romena. Per quanto si cerchi di far passare questa cosa ignobile come la grande storia d'amore di Romeo e Giulietta, non è assolutamente così. Lui è un piccolo uomo perché le donne non si trattano in questo modo e lei in questo momento si descrive. Non c'è bisogno di me per descrivere Cecilia, non c'è bisogno, assolutamente. Si descrive abbastanza bene da sola. Io non faccio altro che difendermi per i miei pareri espressi perché sono stata attaccata, quando poi invece rispondo. Non esiste due pesi e due misure, non esiste, come nella vita. Sono stati eliminanti dei concorrenti perché sono andati contro la morale. E beh, praticare un rapporto orale dentro un armadio che cos'è? È amore? Cos'è? E io prendo il veleno perché lo prendi anche tu e quindi moriamo insieme? Quella è la storia, quella è l'amore, quelli sono Romeo e Giulietta. Questi due stanno facendo lo schifo, è un'altra cosa. E comunque, ragazzi, per finire con una risata, io lo so che cosa stanno facendo. Vogliono essere scritturati per 200.000 sfumature di tutti i colori dell'arcobaleno. Ah, un'altra cosa, ve lo ripeto, perché non voglio vedere manco un direct dove qualcuna, qualche capra, dice moralista, perbenista. Ripeto, sono cose che si fanno, che sono belle da fare, che si fanno in una coppia, col tuo uomo, in determinati momenti, si fanno. Io le faccio. Sì, e mi diverto pure. A casa però.
A casa mia, nel mio letto, magari anche qualche volta facendo delle cose un po' strane, ma sempre a casa, dove siamo io e lui. E niente ragazzi, mi vado a vestire facendo il nuovo ballo di Ignazio, che non so come si chiama, però è divertente, anche rilassante. Balla, 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 balla. Provate anche voi con me. Secondo me vi divertite anche voi. Sono a maglia larga, però cioè, secondo me sì. Oh, Ignazio, non sono brava come te nel movimento di bacino, eh. Che peccato. Prometto che prenderò delle lezioni per farmi trovare pronta e brava come te nel balla, balla. Il movimento di bacino di Ignazio. Quanto mi piace sta cosa. Ragazzi, vi voglio un sacco bene. Mi avete intasato il direct un'altra volta? Eh sì, sempre più 99, più 99, più 99, più 99, più 99. Vi capisco, lo so. Vi voglio bene.